impegno. Abbiamo, io quando sono entrato come direttore generale qui era in abbandono, non c'era nulla. Dopo il Covid abbiamo avuto quella bellissima intuizione di farci una RSA Covid, però dopo il Covid non c'era più il finanziamento per poterla gestire, abbiamo dovuto chiuderla e sono sorte un po' di polemiche. Riaprirla significava impegnarsi anche economicamente con delle somme importanti. A quel punto abbiamo avuto l'intuito di darle la doppia funzione, quella di poter diventare distretto di Giulianova e nel contempo diventare centro Alzheimer. In questo modo riuscivamo a contemperare, anche perché se si andava ad affittare una struttura esterna per allocare gli uffici di tutti gli ambulatori del distretto, la spesa era enorme, era anche importante. A quel punto abbiamo deciso di fare questa duplice operazione e oggi si concretizza. 10 mesi dall'impegno che abbiamo assunto, abbiamo concretizzato quello che era un progetto. Ho visto qui la realizzazione anche di lavori di adeguamento, abbiamo dovuto realizzare anche dei parcheggi esterni per poter dare, per, possiamo dire, all'utenza di essere, di poter beneficiarne con più comodità. Ecco, e adesso è andata in funzione, oggi sono 15 pazienti ricoverati, 25 posti letto, e di là c'è appunto il distretto, l'area distrettuale con i propri ambulatori, gli uffici amministrativi, tutta la cittadina qui fa la scenario del medico, a breve andrà messo anche lo sportello BUP e quindi tutta una serie di servizi per la gestione territoriale del territorio di Giulianova. Ecco, verrà gestita da KCS, ci sono circa 37 operatori che lavoreranno in questa struttura. E 1,8 milioni di investimenti. L'impegno di investimento è complessivamente 1,8 milioni, circa 1,5 milioni di personale, il resto di spese generali, utenze e quello che si rende è vinto per i decenti. È una struttura importante per dare una risposta sanitaria a un particolare tipo di paziente che mancava nel nostro territorio. Questo lo abbiamo voluto fare, abbiamo tenuto a farlo per dare, come dicevo, una risposta sanitaria che in questo momento è fondamentale e soprattutto per dimostrare che questa azienda sta lavorando molto per il territorio, per una sanità di prossimità. L'abbiamo visto con i camper che stanno andando in montagna quotidianamente per soddisfare esigenze di salute di cittadini e evitare lo spopolamento. Lo stiamo facendo qui, lo stiamo facendo con i lavori che sono iniziati per le RSA, per le case di comunità, gli ospedali di comunità e tutte le altre attività che stiamo mettendo in campo.